Parliamo di e-sports, se non sapete di cosa stiamo parlando, beh, tra poco lo scoprirete perché è un settore che sta crescendo molto nel nostro paese. Vi presento gli ospiti con cui ne parliamo e soprattutto ve le raccontiamo. Con noi Marco Saletta, presidente di IDEA, è l'associazione insomma dell'industria dei videogiochi. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno. C'è anche Domenico Di Chierante, responsabile marketing operativo di Open Fiber. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E un gamer, Federico Brambilla, che è anche CEO e cofondatore di Exceed. Tra poco vi racconteremo che cos'è, che cosa fa. Ciao Federico, grazie. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Oh, ma poiché insomma parliamo di un settore che necessariamente dobbiamo raccontare perché non tutti lo conoscono, allora Giovanni Mirenna ci fa il punto sugli sports anche con gli ultimi dati di un rapporto che racconta di una crescita importante anche nel nostro paese, perché insomma parliamo di un settore che nasce altrove, nasce in Asia, poi si sviluppa anche in America, è arrivato anche da noi. Come sta andando Giovanni Mirenna e poi vengo da voi. Competizioni di videogiochi a livello professionistico sono gli e-sports, una nuova forma di intrattenimento che negli ultimi anni ha preso letteralmente il volo in tutto il mondo. Tornei che hanno pubblico, arbitri, commentatori sportivi e un ricco montepremi in palio. Twitch e YouTube sono i principali canali dove è possibile vederli, ma anche noi su Sky Sport 24, i canali Sky Sport, seguiamo gli e-sports con rubriche e la e-serie team di FIFA 2021. La prima competizione organizzata di videogiochi di cui si abbia conoscenza fu un piccolo torneo di Space War svolto il 19 ottobre 1972 all'Università di Stanford. Oggi è più che una realtà che ha preso piede anche in Italia. Secondo lo studio di Idea Nielsen, nel nostro paese sono 475.000 le persone che dichiarano di seguire un evento e-sports al giorno, mentre sono 1.620.000 quelli che più volte nelle 24 ore si intrattengono con gli e-sports, in costante aumento rispetto al 2020. Principalmente si tratta di persone tra i 16 e i 40 anni che nel tempo libero mettono al primo posto i videogiochi, poi la musica e quindi gli e-sports, solo al settimo posto i libri. Tanti titoli e-sports con vere e proprie competizioni mondiali che mettono a confronto i nuovi cyberatleti, giovani tra i 16 e i 25 anni con l'obiettivo di essere i migliori al mondo nel loro videogioco preferito. In Italia gli eventi più seguiti dal pubblico sono quelli di sport, seguiti da Sparatutto e Battle Royale. Per quanto riguarda la fruizione, il 48% degli appassionati preferisce seguire gli eventi in live streaming, il 16% registrate online e al terzo posto con il 14% chi preferisce la TV come mezzo di fruizione degli sports. Gli esports sono un fenomeno mondiale. Secondo i dati di Cross Border Crow Capital, nel 2020 hanno generato circa $1 miliardo e per il 2024 la proiezione di $1,6 miliardi. Gli esports intrattengono, ma sono anche un nuovo modo di giocare che si pensa possa rappresentare il futuro delle competizioni sportive e chissà anche diventare disciplina olimpica. Giovanni Mirenna, Sky TG24. Ecco, ma allora la prima domanda, Presidente Saletta, vengo da lei, ma sono quindi videogiochi, no? Perché parliamo di gaming competitivo, oppure stiamo parlando di sport virtuali? Cosa sono questi sport? Gli sport sono videogiochi. Poi di recente, visto tutti i numeri che peraltro in maniera eccellente sono stati rappresentati nel servizio, poi siccome stanno diventando un fenomeno sociale, di intrattenimento, culturale in alcune parti del mondo, si parlava dell'est del mondo, il CIO ha pensato che fosse un'opportunità anche di farli diventare sport virtuali. Per chi fa questa industria da 20 anni, gli sport sono chiaramente videogioco, nascono dal multiplayer online, da una delle feature più importanti che un videogioco può offrire, quella di connettere le persone, di competere, di divertirsi, di stare insieme. Diventano competizione dove ci si sfida per dei premi, ci si sfida per diventare migliori, e ovviamente va benissimo, e poi si intravedono altre possibilità. Oggi la fan base di chi gioca in sport è talmente ampia che è logico ed è legittimo ipotizzare altri campi dove il mondo degli sport può arrivare. Uno di questi sicuramente sono gli sport virtuali, ai quali il CIO sta guardando con grande attenzione. Ecco, tra l'altro, insomma, diventerà o no disciplina olimpica? Allora, questa è una domanda che mi lascio sul finale, quindi non mi risponda adesso su questo. Però le chiedo, i dati che abbiamo sentito dell'ultimo rapporto cosa ci dicono in riferimento al settore in Italia? È, diciamo, una
un settore che sta crescendo e che prende sempre più giovani, perché anche se non solo, sono tanto giovanissimi a giocare ai videogiochi. Sì, è corretto, sta prendendo i giovani, ma non solo i giovani, anche fasce di età più adulte, perché competere attraverso il videogame è divertente. Correttamente nel servizio si citava, è una forma di intrattenimento. Noi crediamo che sia davvero una forma di intrattenimento e il numero di ore con cui gli italiani si intrattengono sia live sulle piattaforme quali Twitch piuttosto che on demand nelle varie forme in cui è possibile farlo, cito per tutti YouTube, ci dicono che videogiocare in maniera competitiva, fare sport è bello sia da concorrenti e competitori ma anche e soprattutto da spettatori, e questo forse è il valore più grande che oggi gli sport sta dando. Oh, Federico Brambilla è un gamer, è un giocatore, ma poi ha anche un team. Federico, ovviamente correggimi se sbaglio, ne hai tutto il diritto, anzi il dovere, hai anche un team, per cui voi con Exceed insomma partecipate a questi campionati, a questi eventi sportivi. Mi spieghi un attimo come funziona, cioè come è nata intanto la tua passione per gli sport e da quanto tempo lo fai? Allora, ammetto che è abbastanza complicato. Io sì, ormai sono un ex gamer, ormai c'è tempo per tutto, no? Nella vita c'è un tempo per giocare, poi sostanzialmente sono stato frontman per un team, quindi in un certo senso creavo dei contenuti, c'è stato tempo anche per quello, e poi ormai a 30 anni non posso più giocare esattamente come una volta. È quello ormai che... a 30 anni no, ti prego. A 30 anni okay. Si può fare tutto, va bene. È vero, ma a giocare a livello competitivo è abbastanza complicato, ok? E quindi l'amore che io poi ho avuto per questo settore, perché mi ha dato e continua a darmi tanto, è stato quello appunto di formare un team esports, che magari per i più neofiti, per le persone appunto che ci stanno seguendo, è un po' come se fosse una polisportiva. Quindi anziché in un certo senso battezzare alcuni sport, pallavolo, calcio, pallacanestro, sposiamo sostanzialmente determinati videogiochi, quindi competiamo a livello nazionale e internazionale con i nostri giocatori pressoché tutti italiani, appunto in quelle che sono le competizioni di riferimento. E la struttura esattamente di un team è simile a quella sostanzialmente di un club di calcio, quindi abbiamo degli allenatori, dei preparatori atletici, delle persone come delle figure fondamentali come degli psicologi, no? Che serve sostanzialmente alla crescita del ragazzo, non tanto perché il ragazzo, e poi qua si finisce nel classico stereotipo, deve essere psicanalizzato. Il ragazzo a volte compete per decine se non centinaia di migliaia di dollari, e lo stress che magari questo ragazzo ha per in un certo senso riuscire a competere deve in un certo senso essere affiancato da dei professionisti, ma esattamente come funziona poi in tutto l'ecosistema sportivo da quel punto di vista lì. Cioè, però insomma fa effetto insomma sentire che funziona così anche per un videogioco, e non per sminuire, ma perché poi appunto ci stai spiegando che è molto più di un videogioco, perché ci sono delle prestazioni sportive al pari di altri sport, addirittura l'assistenza psicologica davvero non la immaginavo. E mi dicevi gare nazionali e internazionali, in Italia diciamo quanti siamo più o meno, quanti siete anzi diciamo a fare questo tipo di competizione? Noi in struttura, esattamente in Exceed, siamo 45 persone tra staff e giocatori. Ci sono poi vari team, esattamente come funziona nel mondo sportivo. Faccio esattamente questi paragoni soltanto per magari aiutare appunto la gente che da casa sta comprendendo per la prima volta il settore. Quindi come team, come il mio, ci sono altre organizzazioni che sviluppano esattamente il proprio business all'interno appunto del mercato italiano, e ci sono vari tournament organizer che organizzano insieme a quelli che sono i publisher, quindi a chi pubblica e poi i developer, chi sviluppa i videogiochi, quelle che sono poi le competizioni. Come giustamente avete citato nel vostro servizio, va per la maggiore ed è un fattore di cultura italiana i videogiochi di calcio, i videogiochi sportivi, allo stesso tempo poi veniamo subiti da un'influenza estera che è tutto quello che è il battle royale o il first personal shooter di FPS, quindi gli spara tutti in prima persona, ed è tremendamente importante sostanzialmente per noi e per tutto l'ecosistema, perché alla fine parliamo ai giovani, cosa che difficilmente magari si riesce a fare con dei canali media tradizionali da quel punto di vista lì. Quindi il videogioco... Sì, scusami Federico, soltanto per capire, ma questo per te non è più una passione, cioè è diventato un lavoro a tutti gli effetti?
Exceed è una società a tutti gli effetti che produce assolutamente un fatturato, che ha sostanzialmente dei dipendenti o dei collaboratori in partita IVA e quindi dà anche la possibilità di creare e generare lavoro esattamente all'interno di questo settore. Quindi sì, è vivo sostanzialmente della mia passione e le persone Chiaro. Che collaborano con noi anche loro stesse. Allora, vado da Domenico Di Chiarante per capire come le aziende, diciamo, si stanno orientando dal punto di vista, insomma, degli sports. Cioè, è un settore che sta crescendo, è un settore che interessa, ad esempio, nel vostro caso, perché Open Fiber ha deciso di investire sugli sports? Open Fiber si trova in una posizione privilegiata, perché noi stiamo realizzando l'infrastruttura di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, che è il prerequisito per tutti i gamers per poter utilizzare al meglio la rete e quindi i giochi a cui vogliono appunto giocare. In questo quadro complessivo è chiaro che a noi interessa raggiungere dei clienti che sono molto sensibili alle performance della connettività. Noi siamo un operatore infrastrutturale, quindi non vendiamo direttamente ai clienti finali, ma realizziamo la rete per gli operatori e stiamo realizzando una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica che è diciamo il meglio della tecnologia attualmente sul mercato. È un pubblico, come dicevo, molto sensibile alle performance, non solo alla velocità in senso stretto, ma anche alla capacità della rete di essere resiliente, quindi più capace di gestire enormi volumi di traffico come quello che i gamers generano, avere una bassa latenza. La latenza non è altro che il tempo che un bit impiega a raggiungere un server e tornare. Certo, immagino che questo sia l'elemento fondamentale, insomma, per tutti i gamers in questo settore, anche perché, insomma, se non si ha una connessione veloce crolla tutto, no? Federico, me lo confermi, dimmi solo sì o no. Assolutamente sì, assolutamente ecco, sì. Appunto. Dichiarante, come un'altra domanda, ovviamente, insomma, è un campo che interessa alle aziende. Ma sì. Le aziende che sviluppano videogiochi immagino stiano anche modificando, evolvendosi anche per quanto riguarda i dispositivi. Stanno cambiando anche quelli? Verso quale trasformazione stanno andando? Assolutamente sì. Infatti il trend tecnologico sta evolvendo, quello che si chiamerà cloud gaming, dove tutti i principali player mondiali, quindi Google, Amazon, Sony, anche Amazon, Microsoft, stanno tutti sviluppando delle piattaforme di gaming cloud. Il futuro quale sarà? Il futuro sarà un meno hardware, quindi meno console in casa, console molto, comunque molto più leggere, e tutta la capacità di calcolo e tutto quello che serve per produrre poi e visualizzare e giocare sarà nel cloud, sarà nei data center, e quindi sarà sempre più bisogno di una connessione veloce e affidabile. E questo solo una rete interamente in fibra ottica può realizzarlo. E, come dicevo, i numeri sono interessantissimi e a volte non ci si pensa, ma il mercato del gaming in Italia, se non vado errato, gira su qualcosa che sono 2 miliardi di euro l'anno di fatturato. Quindi è importante, crescite importanti del 20% all'anno. E quindi è un settore in cui le aziende devono guardare e devono assolutamente, assolutamente investire. E aggiungo che sì, anche il tema sociale, io non trascurerei questo, faccio l'esempio di mio figlio. Nel periodo più duro di lockdown, il gaming online e soprattutto la possibilità di giocare con gli amici, in contemporanea di giocare e parlarsi, è stato un elemento che ha consentito di farli sentire meno soli e meno chiusi in casa. Certo, c'è un aspetto sociale che è fondamentale, oserei dire, anche in questo settore. Torno dal presidente Marco Saletta per riagganciarmi, diciamo, all'incipit sulle Olimpiadi. Gli sports, diciamo, si avviano o potrebbero, continuiamo ad utilizzare il condizionale, essere riconosciuti come disciplina olimpica. È una notizia positiva? Sì, no? Se no, perché?
È una notizia. Se potessi già esprimere un giudizio sul positivo e negativo, saremmo già troppo avanti. In realtà è una notizia. È una notizia perché il mondo degli sport è altro rispetto al mondo degli sport virtuali, no? Giustamente si parlava prima di una serie di piattaforme e di giochi che nulla hanno a che fare col mondo dello sport o dello sport virtuale. Lo sport è molto più ampio. Lo sport richiede da parte dei publisher che sviluppano videogiochi una capacità creativa, una narrazione, delle colonne musicali, lo sviluppo di una grafica in grado di accattivare e supportare le caratteristiche tipiche degli sport. Lo sport virtuale è un po' la digitalizzazione dello sport fisico. Si può poi parlare se la sola digitalizzazione tout court possa bastare a farlo diventare sport virtuale. In realtà c'è molto lavoro anche dei publisher nel rendere lo sport in modalità virtuale qualcosa di fruibile in maniera divertente, in maniera interattiva, in maniera, no, molto molto da intrattenimento, con un focus che è di intrattenimento. Quindi credo che ci siano molti passi da fare. Il CIO, con il suo statement, chiaramente ha creato una grande attenzione intorno al mondo del videogioco, perché c'è una base, Bellissimo. un'utenza difficile da raggiungere oggi, che gioca molto, che si diverte molto, che si interconnette molto e chiaramente fa gol a tanti. Io credo che ci siano dei passi, un dialogo da portare avanti tra mondo dei publisher e mondo dello sport più tipicamente inteso per arrivare a posizionare gli sport virtuali alle Olimpiadi. Credo che in questa fase il dialogo sia la via migliore. Insomma, è una cosa un po' più complicata di come la si può immaginare, però così in chiusura, sorridendo, Federico, ma non ti piacerebbe un giorno poter dire vado a fare i giochi olimpici? Guarda, sì, perché sostanzialmente tutto quello che riguarda le Olimpiadi dà un grosso attaccamento a quella che è la nazionalità poi di un paese. Allo stesso tempo, però, i videogiochi hanno già le loro Olimpiadi, ci sono già delle competizioni a livello internazionale che sostanzialmente danno la possibilità ai nostri giocatori di rappresentare il proprio paese, ok? E quindi in realtà le stiamo già facendo da quel punto di vista lì. Noi abbiamo un capitale umano su alcuni videogiocatori che stanno scrivendo la storia del mondo delle competizioni online e lo stanno facendo tranquillamente, anche se questo settore ancora non per forza è uno sport. In questo momento può essere riconosciuto tale come tutto quello che è l'ecosistema sportivo. Come giustamente diceva Marco, a differenza dal mondo sportivo, qua c'è una proprietà intellettuale che deve essere preservata e riconosciuta, che è esattamente chi Certo. sviluppa e chi lavora sostanzialmente dietro un videogioco. Quindi in realtà i nostri ragazzi, come team o soprattutto i nostri giocatori italiani, hanno la possibilità di rappresentare già il loro paese a quelle che sono delle competizioni internazionali, Senti, ma ma invece da devo anni. chiudere, ma i gamer quante ore si allenano al giorno? Perché immagino sia tutti i giorni, no? È un metodo, è solo questione di metodo. Come c'è un metodo per studiare, come c'è un metodo per allenarsi, c'è un metodo esattamente per allenarsi da un punto di vista videoludico. Ed è per questo che servono delle figure tecniche che, in un certo senso, messe di fianco ai giocatori, riescono a fargli esprimere quel potenziale. Non serve allenarsi 8 ore al giorno, non serve studiare 8 ore al giorno, non serve giocare 8 ore al giorno. E quindi, una volta che si ha un metodo, si riesce in un certo senso a crescere. Quindi non per forza bisogna giocare tantissime ore al giorno, Ma però magari una assolutamente volta veniamo a l'allenamento deve essere trovarvi per quotidiano. vedere come vi allenate, insomma è una cosa molto interessante e nuova soprattutto. Allora vi Benissimo. devo salutare e ringraziare a tutti e tre, grazie, grazie davvero tanto a Domenico Di Chiarante, a Marco Saletta, a Federico Brambilla per essere stati con noi a raccontarci degli sports.